È il campionato più bello degli ultimi anni, nessun vincitore, nessun vinto, ancora zero verdetti. Tutto in palio per 270 minuti da giocare al massimo per non vivere di rimpianti nel giorno della liberazione, sperando di liberarci dal fantasma chiamato playout. Buon pomeriggio a tutti dal Villa Park, da Umberto Lai, pronto a raccontarvi Provi da Franca, Cuneo Olmo e la giornata numero 28 del Girone B di Eccellenza. Il primo possesso della partita del Cuneo, inizia adesso il match, dunque divertiamoci. All'andata finì 1-0 con il gol di Andrea Dalmasso, contropiede fulminante iniziato dal cugino Giacomo Dalmasso, che tocca ora il pallone con il petto, sponda per Angeli che apre sulla destra per Pietro Botasso, grande incursione di Angeli che va al traversone, chiuso da Pecoraro, calcio d'angolo per il Cuneo. Sono partiti fortissimo i ragazzi ospiti. Fallo laterale che batte Filippo Verniano sulla corsia di sinistra, torna a titolare il numero 3 di Villans, Brondino recupera palla e serve Botasso, quindi Angeli al centro del campo, ancora Botasso sulla destra, il classe 2005, serve Brondino e dunque Giacomo Dalmasso contro Genere, la sede tra il 7 e l'8, Jack Dalmasso va al cross per Rastrelli che di testa impatta il pallone, brucia sul tempo De Masi e deposita la palla in porta per lo 0-1 del Cuneo, 7 minuti, i ragazzi di Rocca sono già in vantaggio. E come domenica scorsa contro la Luese segna il classe 2003 Nicola Rastrelli, come all'andata invece Giacomo Dalmasso si veste da assistman e contribuisce al gol dei suoi, 0-1 per il Cuneo. Rimessa laterale, alla battuta c'è Ciro Pernice che serve Rastrelli, ancora contro De Masi, è velocissimo il numero 11, passa su De Masi, va al cross di Savino, chiude con un tempismo perfetto, fino a che non arriva sul pallone, ancora Pernice che può andare al traversone, effettuato adesso per Dalmasso che la gira di testa, ancora pericoloso il capitano del Cuneo, questa volta con un colpo di testa preciso, quasi perfetto. Rimessa al fondo per Franceschi, oggi indossa la fascia di capitano a causa dell'assenza di Pasciuti, squalificato, era diffidato, è stato ammonito contro il Centaro nell'ultima di campionato. Pecoraro contro Dalmasso, Venturello la tocca comunque Andrea Dalmasso, Finocchiaro anticipato da Giacchino, e allora De Masi contro Rastrelli, passa Finocchiaro, impreciso però il pallone per l'altra mezzala che è Gennari, anche impreciso adesso il Cuneo per il passaggio verso Brondino, recupera palla Pecoraro che serve Bandirola, tanto spazio davanti a sé, ancora Bandirola, porta il pallone, calcia con il sinistro, Dia si distende, mette il pallone in calcio d'angolo, grande conclusione di Umberto Bandirola, corner per i Villans. Porta la palla Brondino, l'ex giocatore della Prodronero, e va al centro del campo contro Pecoraro, servizio per Andrea Dalmasso, non anticipato da Di Savino, quindi Angeli porta il pallone contro Reca, passa ancora Angeli, entra in area di rigore contro De Masi, ora in mezzo a due avversari, ancora il numero 4 del Cuneo, grande gioco di palla del centrocampista del Cuneo con Idaosa che ora recupera il pallone su Botasso, di fisico, di prepotenza, Botasso però non è da meno e sradica il pallone dai piedi a Idaosa, Jack Dalmasso contro Verniano, può andare al cross, passa Dalmasso ancora, preciso, il traversone per Rastrelli, con De Masi, con l'aiuto di Franceschi sulla linea, negano la doppietta Rastrelli, poi Andrea Dalmasso, forse un fallo su Franceschi che tiene saldamente il pallone tra le mani, occasione ancora per il Cuneo con Rastrelli. Rimessa laterale per i Villan sulla corsia di destra, pallone lungo verso Reca, impreciso però, quindi recupera palla Brondino, poi Giacchino, bella giocata su Finocchiaro, elude la marcatura, quindi Dalmasso, grande sponda per il cugino Giacomo Dalmasso, rincorso da Gennari, bella sfida tra i due, e quindi il servizio sulla destra per Botasso, anche lui sgasa sulla corsia di destra contro Verniano che scivola, poi il contatto in area di rigore, dice di continuare il direttore di gara, non ci sono gli estremi per concedere il penalty agli ospiti, pericolosissimi ancora in area di rigore dei Villans, che però sono già dall'altra parte con Idaosa in mezzo a tutti gli avversari con la maglia rossa. Idaosa quindi temporeggia, prende tempo, può servire Finocchiaro, visto ma non servito, preferisce il servizio sulla sinistra per Gennari che è già tornato dall'altra parte, uno contro uno sulla corsia di sinistra, può servire Reca che è libero dal limite dell'area di rigore, attenzione al destro di Reca che lo prova, troppo centrale però, parata facile per Abdudia. Calcio di punizione che batte il numero 1 del Cuneo dopo uno scontro appena limite dell'area di rigore contro Idaosa. Molto lunga la punizione, però è preda di Gennari contro Idaosa. La meglio su Pernice di testa, quindi Reca per mandare in porta Bandirola contro Bernardi, Calameglio, quindi Gennari stop di petto, calcio col destro! Gennari 1-1, hanno pareggiato i Villans al 36esimo con il gol numero 2 in campionato del nostro numero 8 che fa esultare tutto il Villa Park, pareggia la sfida contro il Cuneo, che bella conclusione di Gennari, tutto è partito da lui in questa azione e l'ha conclusa alla perfezione, 1-1.
Rimessa laterale che batte Pernice, molto lunga in area di rigore con Venturello che spizza la palla di testa. Quindi Vergnano ancora contro Botasso, l'ennesima sfida tra i due. Andrea Dal Masso contro Di Savino, prende tempo, serve Botasso, impreciso però il pallone per il numero 9. Quindi Brondino, Idaosa recupera l'ennesimo pallone di questo incontro, reca lunghissimo a cercare Bandirola. Quindi Dia, dribbling su Bandirola, finisce adesso il primo tempo al Villa Park e 1-1. È iniziata adesso la seconda frazione di questa partita con i Villans che attaccheranno da destra verso sinistra, con Idaosa che recupera subito palla, quindi De Masi con il sinistro. Imprecisa la sua conclusione, sono partiti forte in questo secondo tempo i Villans. Rimessa laterale che batte Vergnano sulla sinistra per Reca che anticipa sul tempo Angeli, quindi Jenner in avanti ancora per Reca contro Botasso, verticalizzazione per Bandirola che incespica sul pallone contro Bernardi, recupera, scivolata su Jenneri e Reca, quindi la sfera è sua in mezzo agli avversari, ancorata al piede, giocata maestosa di Reca che passa a destra a sinistro, se l'è inventata, maestro Reca, quindi Jenneri per Idaosa che non riesce a effettuare la sponda per Bandirola, giocata top class di Cristian Reca. Calcio di punizione con Reca alla battuta, due uomini in barriera, parte Reca per Idaosa, gli finisce il pallone in testa e segna il gol del 2-1, si gira Reca facendo gasare tutta la tribuna, il gol è di Idaosa 74 giorni dopo l'ultima volta, era Dronero, anche lì aveva segnato di testa il suo pezzo forte, è proprio quello il colpo di testa, Idaosa nel suo nuovo ruolo, quello di attaccante, lo sta facendo benissimo e ora segna anche il gol del 2-1 contro il Cuneo, proprio come l'anno scorso. I Villans sono in vantaggio qui al Villa Park. Rimonta completata per i ragazzi di Bosticco, l'assist perfetto, punizione magistrale di Cristian Reca, colpo di testa di Idaosa che buca Dia e porta in vantaggio i Villans. Rimessa al fondo per Franceschi, lunga verso Idaosa, ovviamente come sempre il destinatario è lui, però Brondino va di testa, anticipa tutti, Pecoraro anche lui con la testa, quindi Bandirola servito sulla sinistra per Jennari che vuole andare in avanti, sempre per Bandirola, Serino di testa, difende il pallone, allontana il pericolo, Brondino contro Idaosa, la meglio ce l'ha ovviamente il secondo, Idaosa contro Brondino, passa ancora Idaosa, giocata in mezzo a due avversari, ora in mezzo a tre, passa Idaosa ancora, va alla conclusione, murata da Serino, la palla è comunque sempre sua, ha la calamita, strapotere fisico assoluto di Idaosa. E quindi la palla è per Magnaldi, anticipato molto bene però da De Masi, quindi Vergnano contro Angeli, passa il numero 3 di Villans, ancora Vergnano, tanta corsa e ha spazio davanti a sé per far correre Jenneri, la chiusura di Bernardi è precisa, boato del Villa Park, calcio d'angolo per i Villans, prestazione di altissimo livello di ragazzi di Bosticco. Porta il pallone in avanti Pietro Botasso contro Reca, vede la strada chiusa, quindi serve all'indietro Brondino contro Idaosa che lo rincorre, quindi Botasso sulla destra contro Jenneri, può andare al traversone effettuato adesso un po' lungo sia per Dal Masso che Rastrelli, quest'ultimo però riesce ad arrivare sul pallone, lo tiene in campo contro De Masi e allora Angeli può scaricare l'indietro per Magnaldi, lo fa adesso, quindi servizio sulla sinistra per Pernice, libero, forse troppo libero il numero 3, cross per Rastrelli che di testa fa una rasoiata al palo, occasione d'oro per Nicola Rastrelli vicino alla doppietta. Scarico all'indietro per Bernardi, diventato adesso capitano del Cuneo, lunga per Brondino, posizione molto avanzata quella del numero 5 del Cuneo. E allora Magnaldi, servito sulla sinistra per un Cuneo che ora è sempre più offensivo, Del Piano, l'ex giocatore dell'Alba Calcio, è entrato anche lui in questi ultimi minuti di partita. Servito sulla destra ancora per Bernardi, che va al cross anche adesso, la girata di Andrea Dal Masso, si è inventato un gol capolavoro. Andrea Dal Masso dice a tutti non vi sento perché ha pareggiato l'incontro al minuto numero 89 in una giornata completamente negativa per lui, segna il 17° gol in campionato. Pallone tra le mani di Dia, all'indirizzo di Bernardi che vuole sicuramente accelerare le operazioni di manovra di contropiede del suo Cuneo per avere ancora un lumicino di speranza per questo incontro e per il sogno Serie D. Quindi Serino, servito sulla sinistra per Magnaldi, due uomini sulla corsia di sinistra per il Cuneo con Brondino che viene servito. Quindi Angeli si gira nel rigore, attenzione ad Angeli che passa, Pecoraro chiude, la tiene in campo secondo l'assistente e il direttore di gara. Quindi Costa contro Finocchiaro, traversone di Pernice preciso, ma Generi testa domina, quindi il destro di Magnaldi, Venturello lo mura anche lui, pallone allontanato lunghissimo, non c'è più tempo secondo Biasioldi Michelino, i Villans sono salvi, stremati dopo 95 minuti di guerra, raggiunti solo al 90° grazie a un super gol di Andrea Dal Masso proprio come all'andata, dopo 28 partite, dopo tanti risultati negativi tra il periodo tra gennaio e febbraio, i Villans sono salvi con due giornate
di anticipo, pareggiano contro il Cuneo e adesso da oggi hanno la matematica salvezza in eccellenza. I Villans giocheranno in questa categoria anche il prossimo anno. Grande partita di Villans e grande stagione recuperata. Se si può parlare di miracolo, parliamo di miracolo, perché questo, anche come l'anno scorso, è un miracolo sportivo. L'appuntamento è fra soli 3 giorni per Moretta Pro Villafranca. Sempre forza Villans!